C'è un punto in mezzo al Mar Tirreno in cui aria, terra, fuoco ed acqua si incontrano per dare spettacolo. L'isola di Stromboli è un vulcano attivo che assomiglia ad una trottola. Per secoli i marinai che solcavano queste acque lo chiamavano il faro del Mediterraneo, perché le fiamme lassù in cima servivano a dar la rotta nelle notti senza stelle. Qui finisce il viaggio al centro della terra di Jules Verne. Nietzsche la descrisse come un masso di roccia davanti alla porta degli inferi, non lontano dalla beata isola di Zarathustra. Per Rossellini, Stromboli era la terra di Dio. Per Vittorio De Seta, l'isola di fuoco. Per chi oggi vive alle sue pendici, è una fonte inesauribile di energia, una bolla fuori dal tempo, appoggiata sul vulcano che non smette mai di dire la sua.